Io vedo una cosa oggi, che purtroppo già ci sono dei bambini che sono in televisione che sembra che abbiano già la partita IVA. Sono dell'idea, lo dico perché troverò sicuramente anche qualcuno che non è d'accordo con me, ma io devo poter esprimere le mie opinioni quando faccio i miei concerti, altrimenti sarei qua a fare la prostituta. Ecco, i bambini non è che debbano, i bambini non è che devono, i bambini sono già grandi, i bambini capiscono già tutto, devono solo aspettare di poter fare le cose. E quindi a volte sono un po' impazienti, anch'io sono stato bambino. Quando ho scritto la prossima canzone che vi farò ascoltare avevo fra i 16 e i 17 anni, non ero bambino, per carità, avevo già fatto quasi tutto, privatamente parlando. Ma mai mi sarebbe passato di andare in televisione, perché non lo trovavo ancora, non trovavo che fosse ancora il mio momento, no? Poi sono cresciuto e per scelte mie personali ci vado poco, ma ecco, quando io vedo i bambini in televisione, in quelle trasmissioni che siano fatte su Canale 5 o Rai 1, no? Che vanno a cantare quelle canzoni, fra l'altro molte delle quali scritte negli anni 50, cioè bambini coi papillon che canta Claudio Villa, mi viene in mente che l'Italia già è un paese vecchio senza quei bambini, e con quei bambini il paese si capisce che fra 20 anni sarà ancora più vecchio culturalmente parlando. Io non me la prendo però con i bambini, perché non sono padre, ma sarei un bravissimo maestro d'asilo, cioè i bambini quando non sanno chi sono, se vado su un treno i bambini vengono da me, li attiro molto i bambini, ma non sopporto quei genitori che avrebbero voluto essere al posto dei figli, non possono essere più al posto dei loro figli e spingono i figli in modo tale che diventino qualunque cosa. Lasciategli, adesso mi sembra tanto un discorso da papa buono, sapete, quando tornate a casa date una carezza ai vostri figli. Non volevo fare questa roba qua, volevo semplicemente dire che è bello che un bambino rimanga bambino e che un adulto rimanga anche bambino dentro, ecco, questo è importante. Ecco, questa canzone si chiama Il Mostro, se voi l'ascoltate con la parte vostra infantile che ancora vi è rimasta nonostante le brutture che ogni giorno siete costretti ad ascoltare e a imparare a memoria, probabilmente vi colpirà. Ecco spuntare da mondo lontano l'ultimo mostro peloso e gigante, l'unico esempio rimasto di mostra a 6 zampe. Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare? Io cosa farei? Dicono che sia capace di uccidere un uomo, non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. Alla ricerca di un posto lontano dal male, certo una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito, questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura, il mostro ha paura. Basta
passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione. Classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. Vorrebbe farsi un letargo e prova a chiudere gli occhi. Lui sa che il letargo viene solo d'inverno. Riapre gli occhi sul mondo, questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri. Gli resta solo una cosa, chiamare il suo mondo lontano. Lo fa con tutto il suo fiato, ma sempre più piano. Vorrei poterlo salvare, portarlo via con un treno, lasciarlo dopo la pioggia, là sotto l'arcobaleno.